16 aprile, oggi parliamo di una santa popolarissima, Santa Bernardetta Soubirous, una delle sante più amate, penso in assoluto, sia perché l'apparizione di cui lei è stata oggetto, apparizione della Vergine Immacolata, l'apparizione di Lourdes è tra le più conosciute al mondo e non solo tra i cattolici. Diciamo che è un segno quasi identitario dei cattolici il riferimento a Lourdes, e sia per la santità autentica della sua vita, che io sono tra quelli che considerano le apparizioni delle grazie neanche troppo rare nel popolo di Dio, e sono tra quelli anche teologi mariologi che pensano che la straordinaria fioritura di grazia che la Vergine Maria ha raccolto a Lourdes sia dovuta soprattutto alla santità della veggente. Cioè, le apparizioni della Madonna, come tutte le altre apparizioni, sono delle grazie che portano più o meno frutto a seconda della santità di chi le deve mediare, quindi dei veggenti, della veggente. Bernardette nasce nel 1844 da una famiglia umilissima di Lourdes. Il padre è un mugnaio fallito perché troppo buono, quindi dai poveri non si faceva pagare adeguatamente, e quindi fallisce. E addirittura viene accusato ingiustamente, quindi vanno a vivere nel cosiddetto cachot, una prigione abbandonata e umida, malsana. Siccome c'era stato un furto di farina, accusano lui perché è il più povero di tutti. Bernardetta a 14 anni non ha fatto ancora la comunione, ma è pia e buona, soffre di asma e porta una medaglietta miracolosa attaccata al collo. Quando l'11 febbraio del 1858 vede per la prima volta Acherò, come dice lei, quella là sarebbe la Bianca Signora, nella grotta di Massabielle dove rinchiudevano i maiali. Chissà perché la Vergine nelle apparizioni, nelle sue apparizioni, preferisce questi luoghi sporchi, malsani, è un segno. Ecco, lei viene su questa terra sporca, lei che è la più pulita, la più pura delle creature, per riversare le acque lustrali, le acque curative della grazia battesimale, che è Cristo, la sorgente di queste acque. Dopo le apparizioni della Madonna, che sono 18, nell'apparizione del 25 marzo lei riceve il nome di questa Bianca Signora, che dice di essere Era Immaculata Concepciu, cioè l'Immaculée Conception, l'Immacolata Concezione. Ha altre apparizioni, l'ultima il 16 luglio, giorno della Madonna del Carmine, e poi iniziano altre fasi della sua vita. Quella faticosa a Lourdes, in cui deve a tutti spiegare, dire e ripetere l'apparizione, questa è una sorte comune a tutti i veggenti, e poi entra tra le figlie della Carità di Nevers, tra le suore della Carità di Nevers, e qui inizia una fase tremenda della sua vita, perché è molto, molto difficile, in quanto è incompresa dalle consorelle. Per disposizione delle superiore, lei, quando entra in quella casa, che ha diverse centinaia di suore a Nevers, racconta una volta per tutte come è andata l'apparizione, dopodiché deve tacere, non deve più nominarla. Gliela fanno raccontare perché le suore la devono sentire, ma una sola volta, non la devono più disturbare, né devono loro essere eccessivamente invasive e curiose. Lì svolge i lavori più umili,
è oggetto di invidia e di maltrattamenti, soprattutto ad opera di una superiora che la reputa inabile e inutile a niente, una buona a nulla praticamente. Ma lei lo dice, dice io non so fare niente se non pregare, dici poco, diremmo noi in coro. L'ultimo martirio è quello del tumore al ginocchio che lei nasconde fino alla fine. Intanto 4 anni dopo le apparizioni erano state approvate dalla Chiesa e le guarigioni piovono a centinaia su Lourdes, miracoli, guarigioni, conversioni, per cui c'è un uragano di gloria che circonda questo santuario. E lei muore il 16 di aprile, appunto, del 1879, all'età di appena 35 anni, pensate un po'. E quando viene dissepolta per la visita canonica in vista della canonizzazione, il suo corpo viene trovato incorrotto, non solo, ma bellissimo, come si può ammirare anche su internet per chi vuole nelle immaginette, no? Lei è stata di una semplicità tutta mariana, di un candore tipico dell'infanzia spirituale che accomuna alcuni santi, e naturalmente questa purezza, questo candore, il candore dell'anima, la purezza, la verginità del corpo, tante volte il Signore permette che si manifesti come incorruzione del corpo dopo la morte. È stata canonizzata nel 1933 da Pio XI. Ed è tra le sante più amate e più importanti, anche se si considera il santuario di Lourdes degli ultimi secoli della Chiesa. Santa Bernadetta Subirù prega per noi.